Da Bucchi, Peric, unico riconfermato della compagine Oro Granata, resta il palleggio, Peric vuole creare spazio per Gossi, il cambio difensivo, il raddoppio, poi James che torna subito su Peric, Thomas resta, arresto e tiro, due punti, il giocatore veramente. La tripla del 3-2 si comincia con i fischi della curva del Pala Pentassuglia, gli abiti del Becce, non li abbiamo detti, sono Manuel Mazzoni, Gabriele Bettini e il brindisino Dario Morelli a canestro, Julian Stone, Giancarlo disattenzione, canestro facile per il colore. Anche per avere più spazio per i piccoli, insomma, se sono due giocatori che anche a dividere il minutaggio, giocare 20 minuti e 20 minuti può un po' giocare anche insieme, ma ti permettono di non calare mai l'intensità e l'aggressività sotto canestro. Rest, due piedi per terra, completamente libero, tardivo, il rientro di Ivanov, 7-5, 5 punti per Rest. Della Reier Venezia, Ivanov ancora a spalle a canestro contro Ressi, il taglio di Turner, tutto semplice per Brindisi, poi la stoppata di Viggiano che sappiamo essere un ottimo atleta, Goss già in fase offensa a campo, Stone viene lasciato libero, poi è Turner a prenderlo in marcatura, 7 minuti, 2 secondi da giocare nel primo quarto, sempre punto di vantaggio per Venezia che con Peric trova ancora il più 3, 9-6 per Turner, 2 contro 2, Turner l'hesitation, poi alza la parabola, di tabella sbaglia, sempre Stone a rimbalzo, Viggiano per il contropiede in sovrannumero, la difesa biancazzurra, lo scarico per Peric, buona gestione da una parte di Venezia, cattiva per Brindisi. Sì, sì, sì. C'è il rimbalzo offensivo, difensivo di Venezia con Goss, già riparte, posizione profonda di Peric dentro l'area, isolato contro Demon, il gancetto, l'errore al rimbalzo, ci va Burr, scusate, Stone per il 3 di Tegola, se consideriamo dopo 6 minuti e mezzo di partita, il secondo foul di James, un po' presto per quelle che sono le idee di rotazione di coach Bucchi. Resco, piedi per terra, infila la tripla, con il loro ritmo abbastanza lento ma controllato. Prova a penetrare, usa il piede perno, poi servito in angolo, Cerone scivola, Turner ancora a Res, Goss questa volta è lasciato libero, con 6 secondi il cubo dei 24 la mette, Goss che tra l'altro domenica scorsa ha messo la tripla a meno di un secondo, la tripla che regala. Per terra la classica regola della penetrazione a scarico più l'extra pass, il problema è che sta giocando a un ritmo secondo me vantaggioso per Venezia, vedi che nel momento in cui Venezia ha la palla in mano divisa schierata rallenta moltissimo il ritmo, mette in mezzo proprio Brindisi che ha bisogno invece di aumentare il ritmo difensivo, ancora un canestro. Under 20 in Lettonia, ha sbagliato però il primo tiro libero, realizza anche il secondo. Viggiano per Venezia, Bulleri, Turner, Harper, Zerini e Demon per Brindisi, 10 secondi per gestire questo attacco, Gossi penetra e scarica, c'è Peric in angolo, con fatica tiene in vita un pallone, mette la tripla che dice più 11, massimo vantaggio 25-4. In Italia vestito per due stagioni, la maglia di Siena, poi ancora Treviso, Cantù, Udine e Europee, Club Cup, Euro Cup, Euro Challenge, soprattutto con Siena. Orter che viene preso soltanto per giocare. Pallone Viggiano, tocca la palla, uno schema di rimessa, scambia con Ruzier, ancora il triestino ad affidare a Viggiano, giù sulle gambe Turner, esecuzione perfetta, il comodo Kingy Move di Viggiano, qua leggi in allontanamento. Si saranno alzate 20 o 30 metta con un chiaro segnale. 14.1 la media punti di Mor lo scorso anno a Caserta. Dalla lunetta, questo lo insegniamo al mini basket. Sì. Atleta proveniente dall'Alabama, USA, 2 su 2, diventano, si gioca sul lato destro con il gioco a due tra Henry e Zerini, 6 secondi, 5 secondi, va in penetrazione, la stoppata di Moore, è tutto regolare, probabilmente si è trovato un muro. 15-11 per Venezia e adesso c'è Ressi lunetta, il tiro di questo campionato, 2 minuti e 58, ancora un tiro libero per Ortner che... Per Stone già in zona offensiva, 24-34, 2 minuti 28 secondi da giocare nel secondo quarto, è Viggiano libero sul lato opposto, il pallone è per l'italo americano, un palleggio, arresto, tiro, canestro, e Viggiano che sta facendo le cose giuste al momento giusto, Giancarlo senza forzare. Il taglio di Ortner, chiude Bulleri che poi torna subito in marcatura su Stone, Ortner vuole giocare spalla a spalla contro Ivanov, a spallate due di prepotenza e di forza l'austriaco, mette dentro il nuovo più 12, 39-27, un minier Curno, 10 secondi ancora Curno, c'è Demon sul lato debole che aspetta, eccolo qua, doppio passo, nasconde la stoppata che si va a prendere, c'era un possibile Demon. Goss per Viggiano, Viggiano vuole forzare la penetrazione, va a trovare i due punti, rivenzione della sirena, 29-41, finisce il secondo. Miglior tiro che si potesse prendere, vola pur a prendere il rimbalzo, 41 Venezia, 35 Brindisi, ancora pure in palleggio, il cambio non accettato, Ivanov per la chiusura difensiva, extra pass per Peric,
un taglio sulle spalle di Gent, però ha giocato molto bene. 7 minuti, 7 secondi alla fine del terzo quarto, ne mancano 9 alla fine dell'azione di Venezia. Goss ancora qui il palleggio, ribaltamento per Stone, vuole la penetrazione, la chiusura, Ortner con un solo secondo trova due punti preziosi. Ortner che va in statistiche di Lega è al primo posto con 75. Ogni palleggio permette alla difesa di adeguare la posizione, quindi lui sul pick and roll deve fare due palleggi, può fare una scelta, tiri, palleggi o passi, tiri, penetri o passi, non puoi star lì. Molto più rapido Venezia in questa azione, canestro. Tiratore di liberi della Serie A, 87%, 14 su 16 finora in questo campionato, ma ci sono le bandiere dietro la finestra. Goss, secondo ed ultimo libero, dicevamo, una macchina da canestri questo giocatore. A segno, 2 su 2. 7 rimbalzi e probabilmente lì ha convinto la Reyer a prenderlo per questa stagione. Mette dentro il secondo, adesso... Si era 1 minuto 53 secondi alla fine del terzo tempino. Ruzzieri in palleggio, il taglio di Moore, fa attenzione Zerini, si gioca dentro la linea dei tre punti. Dunkis dalla lunga distanza la mette e allunga al più 5 la squadra di Venezia. Questo Giancarlo, il giocatore che esce... Res riceve il taglio di Ruzzieri, ancora Res per Dukis, questa volta aumenta la pressione difensiva di Brindisi, lasciato libero Res che mette un tiro spezzando le gambe alla difesa biancazzurra, allunga nuovamente a più 8. Ancora i numeri per entrare nuovamente in questa partita. Bucchi e Bulleri parlano, il capitano insieme a Ivanov è pronto a rientrare, ma c'è Venezia in attacco. Dukis va ancora a mettere dentro d'astuzia. Dukis che fino alla fine era in forza perché... Gli serve questo agonismo, o no? Sì, sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Adesso... Zerini, ancora Harper, c'è Ivanov per un blocco, 7 sul cubo dei 24. Bulleri in palleggio, batte Ortner, la stoppata dello stesso Ortner che poi recupera, tiene in vita il pallone. Peccato per questa gestione. 7 minuti più 4 più 5 più o meno. Goss precisissimo. Turner e Zerini mette 2 su 2. Primo vantaggio di Brindisi questa partita. Primo vantaggio. Ho perso un euro ma sono ben contento. Gol di Ivanov, Zerini tiene il palleggio, scarico con contagiri di Goss per Peric che è bravissimo ad attaccare lo spazio. Goss ha realizzato 11 punti così come Peric, sono i due migliori realizzatori. C'è anche Res con 11 punti, quindi sono tre giocatori in doppia cifra con 11 punti. Termine Peric per Goss, bisogna fare attenzione alle penetrazioni dell'americano. Goss chiude il palleggio, Res ancora la palla nelle mani di Goss, ci sono 6 secondi. Goss, posizione centrale. Questo è qualcosa che fa la differenza oggi in un mondo in cui si giocano 500 piccoli. Bloccato, c'era bisogno dei suoi canestri, si è complicato un po' la vita con i palleggi, ma lui è uno che deve prendere questi tipi di arresto e tiro. Ancora una volta Goss che trova Peric libero dentro l'area, sarà il terzo quarto canestro che realizza. 9 Brindisi, 69 Venezia, 2 minuti e 5 da giocare. La mette, 7-2 e va a sbagliare, lo stesso Turner recupera un pallone che poi si rivela un regalo per Peric. 1 minuto 48 secondi, in contropiede l'errore, c'è il tap-in di Jeff Viggiano. 7-2-6-9 e ancora in partita Brindisi. La fine del match, il primo libero va dentro, diventano 73. Il solo Peric per un eventuale rimbalzo, 2 su 2 in precedenza. Segna il primo. Vediamo come gestirà questi attacchi Brindisi, precisissimo. Non dovrebbe coach Puttinon. 7-7-7, lunetta, il primo tiro. La metà studio non ci crede più. 2 su 2, 79, 12 secondi, Denmon. Denmon in penetrazione, la stoppata, 7 secondi, rimbalzo conquistato da Peric, 5 secondi, scorre il tempo, Viggiano adesso va a schiacciare e ci sono i fischi per Jeff Viggiano. 74-81, non funziona il tabellone, Harry, il suono della sirena, il pallone non va. Finisce il match, Enel Brindisi 74, dovrebbe essere 81. Sì, sì, dovrebbe essere 81 perché c'erano questi due punti realizzati da Jeff Viggiano.